Chiesa all'incrocio dei pali. Un gol pazzesco! La Iovi Salerno è campione d'Italia per la settima volta nella sua storia e vince il 50° scudetto nella storia della pallamano italiana femminile, battendo 2-0 nella serie la Mechanic System Odenzo. Brave, bravissime, cosa dire, tutti in piedi, applauso a questa squadra che ha rispettato le aspettative e che adesso festeggia meritatamente il suo scudetto, l'importante, la più importante vittoria del campionato. La Iovi Salerno è campione d'Italia per la settima volta nella sua storia e campione d'Italia nell'anno del 50° tricolore nella storia della pallamano italiana. Amici di Sport Italia, appassionati di pallamano, ben ritrovati. Copertina d'obbligo per la Iovi Salerno, campione d'Italia per la settima volta, il terzo scudetto consecutivo, triplete per le ragazze salernitane. Avremo modo poi di soffermare la nostra attenzione, la mia, quella di Matteo Aldamonte, quella di Pierluigi Di Marcello nel corso della seconda parte della nostra trasmissione. Copertina d'obbligo invece, apertura dedicata alla finale, gara 1 che si è disputata ieri sera, Palavis, che è anche il teatro di questo numero speciale di Handball Mania. Bolzano che si è imposto anche nettamente sul Pressano, forse troppo nettamente rispetto a quelle che erano le previsioni della vigilia, Pierluigi. Sì, diciamo che questo Pressano ha meritato innanzitutto, diciamolo, di vincere questa partita, un punteggio rotondo, però onore al Pressano che per 40-45 minuti è riuscito a tenere testa, partita punto a punto molto equilibrata. Poi ha pagato l'infortunio di Di Maggio, la panchina corta, gli ultimi 3 minuti purtroppo altra tegola si è aggiunta alla squadra di Branko Dumnic con l'uscita dal campo dolorante di Dallago. Vedremo se riuscirà a recuperare, come riuscirà a recuperare per gara 2 in quel di Bressanone, e chiaramente poi anche la stanchezza si è un po' fatta sentire. Il Bolzano a quel punto è salito in cattedra e ha dominato convincendo e vincendo gara 1 di finale scudetto. Ecco, 45 minuti, partita sostanzialmente in parità, ma la panchina più lunga, le maggiori soluzioni a disposizione di Vorsek hanno avuto la meglio in questo primo tempo della finale scudetto. Guardando in prospettiva, Matteo, è veramente in salita il cammino del Pressano. Sì, molto, perché Dumnic dovrà riorganizzare le idee, ma soprattutto le forze, e bisogna capire quante forze ha a questo punto, perché se Di Maggio e Dallago non saranno in condizione di giocare o comunque di farlo al meglio, diventa proprio complicata per il Pressano, ma perché mancano materialmente gli uomini, sono effettivamente contati i giocatori, mentre dall'altra parte, se escono Turković e Sporcic come in gara 1, entrano Udovičić e insomma Berzic, che sono giocatori che oggi hanno fatto la differenza, permettono al Bolzano di mantenere il ritmo alto per tutta la partita. Assolutamente sì, confronto in parità, chiaramente hai sempre un occhio particolare per le prestazioni degli estremi difensori. Confronto in parità, possiamo dire, tra Volarevic e San Paolo? Io penso che il confronto si possa fare nei primi 45 minuti, perché nei primi 45 minuti sono stati assolutamente speculari. Due ottime prestazioni, credo avessero già fatto in maniera parallela quasi 12 parate ciascuno. Poi dagli ultimi 15 minuti sono stati nettamente in favore di Mate Volarevic. Perché? Perché il Pressano ha fatto più fatica ad arrivare al tiro, e quando ci arrivava erano tiri sporchi, anche se poi anche lui si è espresso sui suoi livelli con ottime parate anche dai 6 metri. Per Valerio San Paolo la partita si è complicata, perché ha dovuto subire ripartenze in seconda fase e contropiedi, chiaramente conclusioni facili in cui le percentuali del portiere immancabilmente vanno cambiando in negativo. Uomo in più del Bolzano, ma questa non è più una novità, ci sta abituando a prestazioni di altissimo livello, e Sonnerer che ha ripetuto, insomma, anche qui alla Palavis la stessa prestazione, poi lo ascolteremo in intervista, stile Faenza. Uno scienziato è diventato ormai. Un ingegnere, diciamo, specializzato. Mamma mia, anche se noi in telecronaca gli abbiamo dato una connotazione più artistica, abbiamo detto che accarezza il pallone come quando accarezza i tasti del pianoforte che ama suonare. Effettivamente ha un'eleganza nei movimenti, ma anche una freddezza impressionante.
penso che in questo momento sia l'ala destra più forte del campionato italiano, ma di gran lunga, per distacco. Ha raggiunto la completa maturità Sonner, no? Lo si vede anche proprio nell'atteggiamento in partita. E questo è testimoniato dalla serenità con cui gioca, dalla naturalezza con cui raggiunge dei livelli prestazionali assolutamente inarrivabili. Tutto il Bolzano, appunto perché ha un terminale offensivo così di qualità, spesso e volentieri automaticamente si trova a spostarsi verso il lato destro. Il 70-80% delle conclusioni del Bolzano vanno proprio da quella parte, un po' per Sonner, chiaramente anche Gaeta è in ottimo spolvero e i terzini sinistri tendono un po' ad accentrarsi, e quindi insomma vita facile per la zona destra del campo del Bolzano. Ecco, sta pagando probabilmente un po' insomma pegno rispetto all'esplosione, alla consacrazione di Sonner, un altro azzurro che Arcieri, perché così come sosteneva giustamente Pierluigi, gioco che si sposta molto verso la destra, Arcieri fa fatica a trovare palloni giocabili ma anche minutaggio. Sì, bisogna dire che è un ragazzo del 98 ed è la prima serie di finale scudetto che gioca, penso che ne avrà molte altre. Lo vedevo parlottare in partita con Di Maggio, 1,85, 1,98, auguro a Arcieri di avere la stessa carriera di Adriano Di Maggio. Però non lo so, l'ho visto in alcune partite comunque giocare il suo ruolo, giocare i suoi palloni a doti atletiche importanti, insomma ha numeri nelle mani per essere un protagonista del futuro. E poi comunque a fianco a Turković, che è un giocatore che gioca molto per i compagni, quindi penso che poi sia una questione di partita. È chiaro che quando hai Sonner così, in questo momento cerchi di sfruttarlo nella misura maggiore possibile. Però penso che Arcieri abbia un futuro davanti roseo, assolutamente. MVP del confronto, Sonner da una parte e San Paolo dall'altra, li abbiamo intervistati al termine di gara 1. Come era successo in campionato, avevamo perso qua e poi vinto là, dobbiamo tenerci su, dai. Senti, ecco, dicevi infortunio a Di Maggio, anche da là che è uscito dal campo dolorante, già mancava l'appello Alessandrini, insomma avete approcciato questa partita forse con troppi problemi di formazione di organico, sia prima che poi in corso d'opera. Più che altro sì, Sandrini ormai manca da qualche partita e è così, capitano, infortuni capitano, bisogna reagire, cercare di tirare fuori il meglio da quello che abbiamo, perché possiamo fare molto di più di quello che si è visto oggi per gli ultimi 20 minuti. Era soltanto il primo tempo, come l'hai detto te, e sì, dobbiamo adesso continuare così, riposare e domenica ce l'abbiamo la partita a Brixen, per quello spero anche che giochi a casa, no? Che tutti i miei tifosi, compagni, ex compagni vengono a tifarci e che abbiamo una bella atmosfera a Brixen. Secondo tempo strepitoso, quasi in versione Faenza. Sì, speriamo. Speriamo. Il tuo, eh? Sì. No, era una bella partita adesso anche come giù. Mi è piaciuto, mi è andato tutto oggi. Ma so che la prossima volta potrebbe anche essere diverso, per quello... Anche perché le sfide con il Bressano sono sempre un po' indecifrabili, no? Sì, sappiamo che il Bressano è la seconda o la prima, sì, con noi tra le due squadre più forti, e sappiamo che possiamo perdere contro di loro se non ci impegniamo, e per quello dobbiamo concentrarci di nuovo e dare tutto il massimo per vincere la seconda Brix. Ed allora abbiamo ascoltato Sonner e San Paolo, inevitabilmente spostiamo la nostra attenzione sul confronto che vedrà gli azzurri di Riccardo Trillini, peraltro presente con il suo staff qui alla Pallavis, prossimo 13 giugno, la partita della vita, la partita che tutti vorrebbero giocare, Italia-Russia, coltiviamo un sogno, insomma anche una lucida follia quella di immaginare l'Italia vittoriosa sulla Russia, però bisogna provarci, bisogna tentare la grande impresa. Dicevamo prima in telecronaca, ripartiamo dalle emozioni che ancora abbiamo negli occhi e nel cuore, che abbiamo vissuto durante le prestazioni straordinarie della nostra nazionale contro la nazionale slovacca, sia a Faenza che in Slovacchia appunto.
dobbiamo ripartire da lì, perché quelle sono prestazioni dove la nazionale ha vinto e ha convinto, bisogna crederci, abbiamo le possibilità per dire la nostra, non dobbiamo assolutamente partire sconfitti, anzi dobbiamo crederci, perché secondo me possiamo fare questo vero miracolo sportivo. Possiamo fare l'impresa. Ne parlavo con Riccardo Trivini, tra pochissimo ascolteremo l'intervista. Matteo, il paradosso è che pur battendo la Russia potrebbe non bastare, sì, perché potremmo non rientrare appunto tra le quattro migliori terze. Oddio, battendo la Russia in realtà saremmo ancora in corsa per il secondo posto, però dovremmo andare a fare punti in Ungheria, e non lo so fino a che punto una squadra come l'Ungheria, perché ho sentito dire anche questo, ma a mio avviso non arriverà mai rilassata una squadra, uno squadrone, una corazzata europea come l'Ungheria, anche essendo qualificata in casa propria. Queste sono squadre che non vogliono mai perdere il ritmo, che sono abituate a avere un pubblico dal palato fino e che vogliono sempre vincere, quindi potrebbe non bastare. Però iniziamo col battere la Russia, che già quello sarebbe un'impresa sportiva vera e propria. Infatti, step by step, si parte 13 giugno, Italia-Russia, ne abbiamo parlato con il commissario tecnico Riccardo Trillini. Veramente sono strafelice per Sonnerer, ma ormai è un robot, quindi è sempre, quasi sempre così. I due portieri, come hai ben detto, sono assolutamente in forma, ma soprattutto anche San Paolo in semifinale ha dimostrato uno stato di forma eccezionale. Turkovic, io credo non ci sia da preoccuparsi, perché quando conta c'è sempre, mi fido troppo di lui. Poco minutaggio per Arcieri invece. Sì, questo forse è la cosa più preoccupante, perché Stefano è un giocatore che ha bisogno di tanta fiducia e soprattutto è un giocatore fisico. Stare tanto tempo non utilizzato potrà portare forse a qualche problemino. Spero che lui si continui ad allenare bene, perché anche per un giovane così affrontare la Russia e avere un incontro di questo tipo non capita tutti i giorni. Non è degli azzurri, non è tra i tuoi azzurri, non sarà convocato, ma è un grande rimpianto perché ci hai provato fino alla fine, e mi riferisco a Dall'Ago del Pressano. Sì, sicuramente questa è purtroppo dobbiamo fare dei passi in avanti, perché rinunciare a dei giocatori perché non sono professionisti e non possono prendere, perché hanno impegni di lavoro, è veramente non triste, ma diciamo, quanto ti avrebbe fatto comodo? Moltissimo, perché innanzitutto noi abbiamo in questo momento Skatar come mancino importante, lui può dare una grande alternativa in quanto non va cambiato attacco e difesa, e più è un super giocatore che per il nostro tipo di gioco in velocità lui andrebbe a nozze. Poi c'è anche un altro giocatore che è Argentin, che ha dimostrato in questa serie di semifinali di essere un super difensore, che l'ho visto anche abbastanza bene questa sera, quindi abbiamo completato una disamina di tutti gli azzurrabili. Senti, a proposito di azzurrabili, già decisa la lista dei convocati o mantieni qualche riserva? Ma no, cioè, mantengo qualche riserva, perché bisogna anche aspettare la prossima o le prossime due partite, ma chi doveva essere avvertito è stato avvertito, perché devono tenersi in allenamento, devono fare un certo tipo di lavoro, per cui è giusto che io abbia preso le mie decisioni già da un po'. Bene, ora ci fermiamo, pochi istanti di pausa, alcuni comunicati commerciali, poi ritorniamo di nuovo a ragionare, a parlare di pallamano, spostando però la nostra attenzione sul campionato femminile, che ha appena, questo successo domenica scorsa, chiuso i battenti per la stagione 2018-2019, consacrando Salerno campione d'Italia. Cerchi un posto dove poter soddisfare la tua voglia di tennis da mattina a sera? Dove poter vivere ogni singolo giorno una nuova esperienza di vita a 360 gradi? Pensi a un luogo magico dove poter scambiare emozioni, sorrisi, sogni e tanto, tanto divertimento? Quello che cerchi siamo noi! Vai sul sito Fit Centri Estivi e realizza i tuoi desideri! Centri Estivi Fit! Gioca, cresci, vinci! Pandemonio totale, ma questo è un gol incredibile, è un gol importantissimo. Ci pensa Ebner, intervento eccezionale, fa quello che vuole da quel lato di campo, pallonetto meraviglioso. Italia, Italia, il coro della Pacatane di Faenza. Dunque,
Dunque, Iomi Salerno, come raccontato anche nella copertina di questa trasmissione, che si laurea per la settima volta campione d'Italia, terzo scudetto consecutivo, l'ottavo per la città di Salerno. Domenica gara 2, la finale, seconda gara che ha visto Salerno superare nettamente Oderzo, più di quanto avesse fatto in gara 1. Questa dimostrazione probabilmente di un roster più lungo, che ha avuto sicuramente più gamba, più fiato, più alternative per affrontare questa sfida finale. Sì, Salerno ha assolutamente confermato quelle che erano le aspettative, squadra completa, roster più lungo delle altre, ragazze abituate a vincere e a giocare, ecco, quanto, bene. Quanto conta in queste partite l'abitudine alla vittoria? Conta tantissimo anche perché, se ci ricordiamo gara 1, il Salerno ha sofferto tantissimo la freschezza e l'ingenuità, se vogliamo, comunque la libertà mentale di un Oderzo che in casa ha fatto praticamente la partita perfetta. Quindi a fine partita c'è stato, come dire, i sorrisi del Salerno erano di uno scampato pericolo, anche perché ricordiamo l'ultimo tiro su fil di sirena di Vito Bello, che è stato sputato letteralmente fuori dallo specchio della porta dopo aver toccato entrambi i pali, cosa rarissima, quindi contro le leggi della fisica quasi. Eppure, quindi, tutta la delusione dell'Oderzo, tutta la consapevolezza di aver scampato un pericolo importante del Salerno, poi chiaramente tra le mura amiche è cambiata completamente la tendenza. Oderzo, onore delle armi, però non ce n'ha avuto probabilmente più, è arrivata stanca, panchina corta, e a quel punto conta tanto avere l'abitudine alla vittoria e avere anche la possibilità di schierare una squadra così competitiva e con una panchina così fornita come è quella del Salerno. È uno strapotere quello della Iomi Salerno, che dura ormai da 3 anni, pochissime le sconfitte in queste ultime 3 stagioni, appena 4 se non vado errato. Questo a testimonianza di una squadra che veramente non smette mai di aver fame di vittoria. Società strutturata, organizzata, giocatrici messe nella condizione di lavorare da professioniste a tutti gli effetti, di allenarsi tanto, bene, e non è un caso che ci siano cambi di allenatore quasi annuali, direi, e la Iomi Salerno sia sempre lì in vetta. E poi giocatrici, uno zoccolo duro di giocatrici, mi viene in mente Antonella Coppola, che con 8 scudetti è un simbolo della città di Salerno, ancora di più che della società della Iomi Salerno, che sono sempre affamate e che sono in grado in questo modo di contagiare anche giocatrici che stanno crescendo tantissimo, come Ilaria Dalla Costa, che ha avuto un exploit a mio avviso incredibile quest'anno, ha fatto una stagione davvero pazzesca, e anche ragazze come Lauretti Matos, come Casale, giocatrici che si stanno facendo le ossa in una squadra che vuole continuare a vincere ed è abituata a farlo. Tra le giocatrici che quest'anno si sono messe particolarmente in evidenza, non era facile, Elisa Ferrari, ritorno a parlare di portiere con te, non per caso, perché era pesante, no? L'eredità di Monica Pruster. Raccoglieva un'eredità molto ingombrante, quella di Monica Pruster appunto, e lei ha ben figurato, ha avuto anche la capacità e la forza, che non è facile soprattutto per un portiere, di invertire la tendenza anche in corsa. Ricordiamo che sempre in quella partita di gara 1, per non andare troppo indietro nel tempo, ma Elisa Ferrari è riuscita ad invertire la tendenza di una partita iniziata non nel migliore dei modi, secondo tempo ancora un po' zoppicante, e poi è riuscita a dare una sterzata, ed è stata lei che ha dato il là alla rimonta e alla quella che è stata poi la vittoria del Salerno. Quindi questo testimonia la maturità, la crescita, la consapevolezza di una giocatrice che, anche quando non è partita con il piede giusto, è riuscita a migliorarsi, fermo restando che poi ha regalato al Salerno e al campionato italiano delle prestazioni convincenti sin dal primo minuto, in cui è stata sicuramente spesso e volentieri la migliore in campo. Bene, allora ascoltiamo le interviste realizzate proprio nell'immediatezza, subito dopo la premiazione, le interviste di alcuni dei protagonisti, Antonella Coppola, il tecnico Raic per la Iomi Salerno, coach Cavallaro e Barbara Meneghin per la Mechanic System Oderzo. Avete fortissimamente voluto questa vittoria? Sì, assolutamente, volevamo chiuderla in 2 gare e non volevamo deludere tutte le persone che ci hanno seguito. Siamo contentissime e soddisfatte, e il risultato ci ha dato ragione. Questo è il tuo 8º scudetto, un record quasi.
sì, non ci avevo pensato adesso, però alla fine è sempre una vittoria, quindi è come se fosse il primo. Grazie. Lecce, triplete, ha vinto tutto quest'anno. Sì, è andata oggi bene, secondo tempo, ragazzi hanno reagito, mi fa piacere perché vedere tutta questa gente felice con queste tifoseria spettacolare, mi sono commosso un po' veramente, complimenti a tutti. Complimenti soprattutto alla Iomi Salerno, complimenti anche all'Oderzo che è stato avversario. È stato tutto anno un avversario duro, ci ha fatto sudare ogni partita, anche oggi fino che potevano con forza fisica ci facevano problemi, però noi abbiamo avuto un ritmo grande da primo anche minuto. Anche perché più alternative a disposizione. Sì, sicuro, cioè nostre ragazze di panchina hanno reagito tutte bene, perciò, però tutti siamo Salerno, no? Eh sì, è dura, ma siamo consapevoli di aver fatto una grande stagione, delle partite immense. Queste ragazze hanno un cuore immenso, sapevamo di incontrare una squadra forte, organizzata, esperta, e noi ce l'abbiamo messa. Sicuramente tutto. Con più alternative in panchina, io credo che questo poi abbia fatto la differenza. Certo, alla lunga questa l'abbiamo pagata e sicuramente sarà uno dei punti su cui dover migliorare questa bellissima squadra, questa grande squadra. Poteva andare, secondo me... L'impresa di vincere in casa, dovevamo batterle in casa e che ci ha mancato un pelo, e d'altronde venire qui e... Qui era molto più difficile fare l'impresa. Diciamo che era difficile, non pensavo però che reagissimo così, soprattutto dopo un primo tempo che comunque era abbastanza... Equilibrato. E senti, quindi... opinione diffusa, alla fine probabilmente Salerno ha avuto più cartucce da sparare in questa doppia finale, più alternative in panchina. Diciamo che qualsiasi allenatore vorrebbe guidare una squadra con due giocatrici per ruolo, con così completa, che si allena forte, quindi sì, era sicuramente una marcia in più. D'altronde la nostra, dobbiamo ricordare che comunque è il secondo nostro anno in A1 e metà della nostra squadra, che è l'animo della squadra, è quella che ci ha permesso di poi fare disputare questo campionato da A1, perché la metà della nostra squadra è la stessa squadra che ha disputato il campionato di A2 e ha vinto 2 anni fa, quindi è grazie a loro se noi abbiamo la possibilità. La sfida comunque lanciata al prossimo anno? Sicuramente. Bene, tutto, continueremo comunque a raccontarvi di questo emozionante finale di stagione, perché ci attende gara 2 a Bressanone, campo neutro, insomma Bolzano che ospiterà il Bressanone per chiudere i conti, Bressanone che invece andrà a Bressanone per riaprirli clamorosamente, poi ancora tantissimi appuntamenti perché probabilmente Matteo sta per cominciare. Sembra un paradosso, considerando anche un po' le condizioni meteo, la fase più calda della stagione. Adesso viene il bello, no? Perché insomma ci sarà l'appuntamento di Busto Arsizio, che non è solo Italia-Russia, è un pomeriggio vero e proprio di pallamano. Il 13 giugno alle 16:15 si gioca Italia-Austria Under-19, anche quella in diretta su Sport Italia, quindi avremo lavoro doppio, ma è un piacere perché quando si parla di pallamano è sempre un piacere. Poi c'è Italia-Russia. E poi c'è l'estate dell'attività giovanile con le finali nazionali, il Festival della Pallamano, i campionati europei Under 17 ad agosto, agosto bollente dal 2 al 12 a Lignano Sabbiadoro, insomma, tanta pallamano. Allora, ci sarà da lavorare, da divertirsi, tu lavorerai, ti rilasserai. Sì, anche perché un anno è stato un anno impegnativo, questa è la mia nuova avventura. Assolutamente non è ancora conclusa, quindi non è tempo questo di dare voti né giudizi definitivi, aspettiamo. Siamo comunque agli sgoccioli, siamo stanchi, siamo anche noi siamo in prossimità del traguardo, però speriamo, insomma, come dire, l'ultimo strappo, lo strappo finale, speriamo di non piantarci sulle gambe, per usare un parallelismo ciclistico. Anche periodo questo. Grazie a tutti voi per averci seguito, appuntamento prossima settimana giovedì con Handball Mania, arrivederci. Come l'ha messa all'incrocio dei pali, un gol pazzesco.